Come ogni volta si esagera parlando solo ed esclusivamente di Stati Uniti d'America, di investimenti negli Stati Uniti. Ho parlato di recente in un video di 5 azioni da dividendo che si possono andare a trovare sul mercato UK, sul mercato del Regno Unito di Gran Bretagna. Ma un'altra serie di paesi che mi interessa tanto e che voglio approfondire sono quelli scandinavi, quelli dell'Europa del Nord: Islanda, Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca. E ci sarebbero anche magari da approfondire Estonia, Lituania, Lettonia. Oggi mi sono andato a concentrare su tre paesi in particolare: Norvegia, Svezia e Danimarca. E sono andato a prendere 5 azioni da dividendo che secondo me possono avere molto senso in un portafoglio come il mio da dividendo. E ovviamente, essendo per me, non è detto che vada bene per chiunque, però volevo dare questi spunti in maniera tale che chi fosse interessato può poi andare ad approfondire, a fare i propri studi e ovviamente, insomma, andare a capire se queste aziende possono essere parte di un interessamento per chi va a creare un proprio portafoglio. Ovviamente io sono Pasquale e questo è il Risparmio e bentornati in un nuovo video del vostro investitore e risparmiatore della porta accanto. Per cui andiamo subito a diving, come dicono gli inglesi, a tuffarci in questa presentazione. Le aziende che vado a presentare, come dicevo prima, sono 5 e le premesse sono sempre le stesse. Si tratta di aziende di paesi meno liquidi di altri paesi europei, come ad esempio Regno Unito, Germania, il Benelux, dove ci sono aziende che hanno dei mercati un po' più liquidi e per cui sono scambiati con più facilità. Questo è da tenere in considerazione se si vuole investire in queste aziende e magari si volesse andare a liberarsi delle posizioni nel breve tempo. Sono tutte soggette a doppia tassazione alta, ma come sempre nel prospettino di ogni slide vado anche a indicare qual è la tassazione netta e in questo caso, essendo paesi meno chiacchierati, meno sulla bocca di tutti, ho anche inserito di fianco la tassazione del paese di origine. Così, per chiarezza, essendo aziende che ho scelto per una strategia come la mia, quella del dividendo, non è detto che vadano bene per tutte le strategie, perché ovviamente ognuno ha il proprio portafoglio, lo crea a modo proprio, secondo i propri interessi e i propri obiettivi, e in questo caso queste aziende possono andare bene per me, ma non per te. Per cui mi raccomando, approfondire se si vuole andare a, diciamo, valutare aziende del genere. Non tutte hanno dividendi stabili, un po' come in Italia succede quando ci sono delle grosse crisi. Alcune di queste, ad esempio, sono aziende bancarie che possono momentaneamente ridurre o tagliare il dividendo. Questo è da tenere in considerazione perché, come sempre dico, il dividendo non è mai niente di sicuro, a prescindere. Anche per le aziende solide, come ad esempio è successo durante la pandemia a Disney, che ha cancellato il dividendo per un certo periodo, per cui non bisogna mai fare affidamento al dividendo come sempre certo e sicuro. E infine, non mi stancherò mai di dirlo, questi non sono consigli finanziari, ma sono semplicemente delle cose, degli argomenti che vado a portare alla conoscenza di tutti per un titolo, diciamo, di informazione, di intrattenimento, ovviamente per quanto riguarda me. Uno studio che faccio per il mio portafoglio, ma poi per dare degli spunti alle persone di andare a approfondire per conto proprio questi argomenti. Ciancio alle bande, bando alle ciance. Andiamo prima di tutto in Norvegia. Andiamo a parlare di Kid ASA. Kid ASA, insieme alle sue filiali, opera come rivenditore di tessuti per la casa in Norvegia, Svezia, Finlandia ed Estonia. Per cui ha come mercato di riferimento quello un po' dei paesi scandinavi. Progetta, ricerca, commercializza e vende una gamma di prodotti per la casa, per interni, fra cui tessuti, tende, biancheria da letto, accessori per la casa, decorazioni, prodotti per la cucina, lampade, tovaglioli, oli e spezie, mobili per esterni e altri prodotti per interni. L'azienda fornisce i suoi prodotti con i marchi Kid, Emtex, Decosol e Nordun. Offre anche dei servizi logistici. Al 31 dicembre del 2020 gestiva 147 negozi di proprietà diretta in Norvegia, poi altri 117 negozi di proprietà diretta e 12 negozi in franchising in Svezia, 9 negozi di proprietà diretta in Finlandia e 5 negozi di proprietà diretta in Estonia e anche una piattaforma per la vendita online. La società precedentemente aveva un altro nome, era Nordisk Telekill Holding AS e Kid ASA, così inizialmente, è stata fondata nel 1937 a sede a Lier in Norvegia. Il suo ticker è Kid. Nel settore retail, come dicevo prima, Nazione Norvegia ha un dividendo lordo del 7,96%, la tassazione all'origine è il 25%, per cui a noi italiani, come netto, ci andrebbe a entrare nelle saccocce il 4,41%. Ha una market cap di 4,7 miliardi di corone norvegesi, che equivalgono a 482 milioni di euro.
come dicevo prima, fondata nel 1937 e ha 1412 dipendenti alla data di registrazione di questo video. Poi andiamo in Svezia e andiamo a sentire parlare di Betsson Hub, che penso conosciate tutti, il ticker è Bets, il settore dei consumer services, perché si tratta di gambling, giochi online, ha sede in Svezia, ha un dividendo lordo del 6.15%, la tassazione svedese è al 30% per i dividendi, a noi andrebbe a entrare in tasca il 3.18% netto di dividendo, una market cap di 8.2 miliardi di corone svedesi, circa 83 milioni di euro, data di fondazione nel 1963 e a dipendenti siamo a 2000. Betsson AB, attraverso le sue controllate, che non è una sola, si impegna nel settore dei giochi online, principalmente nei paesi nordici, dell'Europa occidentale, Europa centrale orientale, Asia centrale e anche a livello internazionale. Offre poker, casinò, scommesse sportive, gratta e vinci, bingo e altri giochi. La società serve i suoi clienti attraverso diversi marchi, fra cui molti credo che li conosciate, BetSafe, BetZone, Casino DK, Casino Euro, Casino Winner, EuroBetPet, Uguz, Jackpot 247, Gialla Casino, Kaboo, Loyal Casino, Nordic Bet, Norges Automaten, Rise Bets, Risks, Star Casino, Sormivat, Supercasino.com, Live Roulette and Thrills. Offre anche soluzioni di sistema ad altri operatori di gioco, per cui va a fornire i propri servizi come piattaforma a dei clienti esterni. Betsson AT è stata costituita nel 1963 e ha sede a Stoccolma, in Svezia. Ritorniamo in Norvegia e abbiamo ABG Sundal Collier Holding ASA, che insieme alle sue controllate fornisce servizi di investment banking, intermediazione azionaria e consulenza aziendale in Norvegia, Svezia, Danimarca e anche a livello internazionale. Opera attraverso i tre segmenti diversi che sono il corporate financing, M&A, advisory brokerage e research. La società offre servizi di finanziamento che sono aziendale, fra cui servizi di consulenza sul debito e di sourcing, come ad esempio dei prestiti, factoring e leasing. Offre anche servizi di consulenza aziendale nei settori di fusioni, acquisizioni, vendite e ristrutturazioni finanziarie. Fornisce inoltre servizi di intermediazione secondaria e ricerca in azioni, obbligazioni, derivati, prodotti strutturati FX. La società è stata fondata nel 1984 a sede ad Oslo, in Norvegia. Il suo ticker è ABG. Il settore appunto quello del banking, ha un dividendo lordo del 10.74% che con la tassazione all'origine del 25% farebbe entrare a un italiano il 5.96% di dividendo netto. Ha una market cap di 4.3 miliardi di corone norvegesi, per cui corrispondono a 441 milioni di euro. Come dicevo prima, fondata nel 1984 e ha soli 320 dipendenti. Quarta azienda piccolissima, Dantax, che è un'azienda l'unica danese di questa mia presentazione. Dantax progetta, sviluppa e produce prodotti audio con i marchi Scansonic, Raido e Harmony. Nel 2009 è iniziata la nuova era da quando Dantax ha rilevato il progetto di altoparlanti Raido. Questa nuova impresa è stata un'altra pietra miliare significativa nella storia di Dantax. I puristi hi-fi di tutto il mondo considerano solitamente Raido tra i migliori altoparlanti sviluppati e prodotti al giorno d'oggi. Ha una vasta gamma di premi e riconoscimenti da parecchi recensori, riviste e spettacoli hi-fi in tutto il mondo e rafforza da questo punto di vista la propria posizione commerciale nel settore. Più recentemente una gamma di altoparlanti super hi-fi è stata sviluppata e costruita da Raido e questi sono stati commercializzati a livello globale con il marchio Scansonic, di cui parlavo proprio all'inizio. L'azienda è stata fondata inizialmente nel 1969 a sede a Padrup in Danimarca, per cui un'azienda molto antica, ma si è quotata solo recentemente sul mercato azionario. Il suo ticker è DANT, ovviamente Consumer Durable, la sede è Danimarca, anche se io per sbaglio ho scritto Norvegia. Il dividendo lordo è del 15.06%, che con la tassazione danese all'origine del 22% farebbe entrare a un italiano in tasca l'8.7% di dividendo netto. La market cap sono 99.4 milioni di corone danesi, che corrispondono a circa 134 milioni di euro. La data di fondazione, come dicevo prima, 1969, e ha solamente 11 dipendenti. Andiamo a chiudere questa presentazione con l'ultima azienda, che è Rosers Holding. Rosers Holding AB, attraverso le sue controllate, fornisce soluzioni di pagamento, prestiti al consumo e prodotti assicurativi in Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca. Come notate, queste aziende basano la maggior parte del loro business nei paesi scandinavi e sono molto meno presenti a livello internazionale, anche
Se lo sono in piccola parte. Le soluzioni di pagamento dell'azienda comprendono la finanza al dettaglio, che include anche finanziamenti che guidano le vendite, e soluzioni di pagamento e fidelizzazioni per catene di negozi e società di e-commerce. Carte di credito per partner finanziari al dettaglio e il factoring, che si concentra sul factoring delle fatture e sullo sconto delle fatture per le piccole e medie imprese, aumentando la loro liquidità e riducendo il rischio di credito. Offre inoltre dei prestiti non garantiti ai consumatori e prodotti assicurativi come prodotti per la sicurezza, automobili e viaggi. Process Holding Pobl è stata fondata nel 1977 a sede a Helsingborg in Svezia. Il suo ticker è Rosers, anche perché ho sbagliato a cambiare la slide e non è Betz ma Rosers. È un consumer services, ha sede appunto come dicevo prima in Svezia. Dividendo lordo 12.87%, che con la tassazione al 30% all'origine farebbe entrare un italiano in tasca del 6.7% netto. Una market cap di 9.3 miliardi di corone svedesi, per cui circa 94 milioni di euro, fondata nel 1977 e con 664 dipendenti. Queste sono le 5 aziende che volevo presentare quest'oggi. Per quanto riguarda i paesi scandinavi, non sono le uniche, non sono molto probabilmente le migliori, sono alcune di quelle che andrei a valutare per il mio portafoglio personale. Ovviamente ognuno farà le proprie scelte e le proprie valutazioni, però magari fatemi sapere cosa ne pensate di queste 5 aziende che magari credo molti di voi non conoscevate, perché un po' come me, prima di affrontare questo percorso di sviluppo nel campo della finanza personale e degli investimenti, ero orientato prettamente al mercato americano e basta, non esisteva nient'altro per me. Per cui fatemi sapere cosa ne pensate nelle aziende, se conoscete i mercati scandinavi e cosa magari avete già trattato o cosa stavate valutando, avete in watch list, che siano queste aziende o altre dei mercati scandinavi, e fatemi sapere se video di questo tipo sono di vostro gradimento lasciando un bel pollice in su, e se siete nuovi ovviamente iscrivendovi al canale e cliccando la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video successivo. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!